Giorgio Righetti, direttore generale di ACRI, associazione di fondazioni di casse di risparmio. In questi giorni di lavoro dal 23 settembre, insomma, fino al 1 ottobre, questa è un'altra partita, comunità in campo. Si è parlato anche dei giovani, della generazione Z, che ha bisogno di essere seguita, ascoltata, perché c'è anche un allarme, no, dell'abbandono sportivo che non deve essere lasciato cadere. Sì, l'Italia vanta dei primati eccellenti, ma anche dei tristi primati, come ecco. Ben sappiamo. Uno dei tristi primati è l'indice di sedentarietà, soprattutto tra i minori. Siamo al primo posto, purtroppo, in Europa, al mondo, chiedo scusa, per indice di sedentarietà. Facciamo poco sport e sempre meno i giovani si avvicinano allo sport per una serie di motivi, magari l'esempio negativo dei genitori, che pure anche certo. Per gli adulti non siamo messi benissimo. Come l'esempio è sempre una cosa che sono appesa. Le parole valgono, ma vale molto di più il comportamento. Certo. E secondo elemento, il fatto che probabilmente una società estremamente competitiva, quale quella nella quale viviamo, induce spesso i giovani a non cimentarsi per paura del fallimento. Lo diceva prima chi mi ha preceduto nell'intervista precedente, che lo sport insegna a vincere ma anche a perdere. Certo. E perdere fa parte della vita, è un elemento di crescita anche in fondo. E quindi ecco, però c'è questa tendenza, proprio perché c'è una spinta forte, quindi un'ansia di successo forse eccessiva, anzi sicuramente eccessiva, che induce spesso i giovani a non cimentarsi. Mentre invece lo sport, e questo dovremmo imparare anche da esempi in altri paesi, lo sport spesso viene vissuto non come elemento esclusivamente competitivo. La competizione sicuramente è un elemento anche però importante. È un challenge, un'altra cosa, quasi esatto. Quasi. Esatto, ma invece c'è un elemento di socialità estremamente importante, estremamente importante, di inclusione. Grazie per essere stato questa mattina con noi. Non ha bisogno di presentazione. Tiziano Pesce, presidente della WISP nazionale. Ciao Tiziano e ben ritrovato. Sì, abbiamo ripreso, le notizie sono tante e come del resto sono tantissime le attività anche della WISP. Noi ne abbiamo scelta una che è molto interessante, perché è la partita della parità e del rispetto. Anche qui siamo al 1 di ottobre, siamo a Caivano, che è un posto nel quale si stanno concentrando, viva Dio, finalmente le attenzioni per aiutare a venire fuori da situazioni di degrado, di difficoltà, la criminalità e quant'altro. Giornalisti, rappresentanti del mondo dello spettacolo, eccolo qua ancora il terzo settore, uniti contro il degrado, la violenza e il sostegno della comunità locale. Insomma, è la quadratura del cerchio quasi, Tiziano Pesce. Sì, direi proprio di sì, Ugo, hai sintetizzato bene. Tra l'altro questa mattina con grande piacere, diciamo, arrivo quasi in staffetta con il direttore generale di ACRI, Giorgio Righetti, che abbiamo sentito proprio pochi minuti fa dare un quadro complessivo dell'impegno delle fondazioni di origine bancaria in questa settimana davvero particolare. Allora, per la WISP, tutta, è un grande onore sostanzialmente chiudere con un appuntamento importante, che è anticipato la partita della parità del rispetto, questa ecco, settimana all'interno della campagna, un'altra partita, comunità in campo, appunto promossa da ACRI, perché in questi giorni si stanno svolgendo oltre 130 eventi sull'intero territorio nazionale, appuntamenti sportivi, di disciplina, incontri, anche spettacoli, ancora una volta al centro lo sport per tutti. E allora la partita della parità del rispetto direi che si va a inserire proprio bene in questo contesto. Non è un appuntamento, come ci piace sottolineare, come ci piace ricordare, spot. Saremo a Caivano per portare appunto questa carovana colorata di Sport per Tutti, non solo con la WISP ma con tanti altri partner di terzo settore, organizzazioni, associazioni nazionali, perché è doveroso ricordare l'impegno al fianco della WISP, di Amnesty International Italia, di USIGRA, il sindacato della RAI, dell'AIC, dell'Associazione Italiana Calciatori, ancora di Assist, dell'Associazione Nazionale Atlete, poi Sport for Society e poi ovviamente il patrocinio importantissimo della Federazione Nazionale della Stampa, perché
la comunicazione ancora una che volta è il al sindacato centro. Dei giornalisti. Esatto, e poi il tema appunto di collegamento con l'ACRI, perché è un'iniziativa sostenuta da Fondazione con il Sud, insieme poi alle associazioni del territorio, perché questo è importante coinvolgere chi si trova WISP. Sul posto. Esatto, purtroppo sappiamo nell'ultimo anno, conosciamo tutti i fatti diciamo di cronaca, le violenze che sono arrivate ecco sui media nazionali, ma il territorio di Caivano è un territorio ovviamente complicato ma ricco anche di opportunità, con un tessuto associativo sociale importantissimo, ecco che allora lì certo. L'UISP interviene con il nostro comitato regionale UISP Campania. Faccio questa domanda qua: quanto può dare fastidio l'arrivo di un'attività sportiva fatta col cuore, che non vuol dire fatta da professionisti che devono andare al centimetro, ma fatta col cuore, fatta con serietà, quanto può dar fastidio alla criminalità, al degrado? È innegabile, Ugo, può dare fastidio, può dare tanto fastidio, e evidentemente sta dando anche, possiamo dire, tanto fastidio, ma accanto a questo fastidio c'è l'accoglienza di quella comunità, certo. C'è l'accoglienza di quel tessuto sociale, c'è l'accoglienza di tante famiglie che vedono i propri giovani poi ogni giorno accompagnati dai nostri operatori, dai nostri istruttori. Perché quello che mi colpisce sempre, no, è il fatto che davanti a situazioni terribili, perché insomma la criminalità c'è poco da scherzare e c'è molto da intervenire, poi si possa usare questo, che è un'arma senza punta, senza offensiva, o se c'è un progetto offensivo è quello dell'attaccante, cioè la bellezza dello sport che riesce a scardinare anche queste situazioni, o quantomeno ci prova, dice io sono presente. Assolutamente, Ugo, è proprio così, tu hai espresso un concetto fondamentale, la bellezza, e guarda caso noi saremo a Caivano martedì appunto con la partita della parità del rispetto in campo, giornalisti, rappresentanti del mondo dello spettacolo, del terzo settore, giovani, ragazzi Caivano, ma saremo martedì per un giorno, ma ci siamo tutti i giorni da tempo con questo progetto che si chiama proprio La bellezza necessaria, perché la bellezza è necessaria, e noi saremo appunto martedì per chiedere che questo progetto possa andare avanti, per mettere all'attenzione del paese quanto sia importante intervenire con interventi appunto sociali organici, realizzati da realizzarsi, che si realizzano proprio con le reti sociali del territorio, con le istituzioni, e per dire ancora una volta quanto ci sia bisogno di legalità, di lavorare per la parità di genere, di lavorare per l'inclusione, e si tratta poi di portare avanti anche veri e propri interventi di rigenerazione urbana con quegli ingredienti di cui ormai si parla molto, di coprogrammazione, di coprogettazione, che anche la riforma proprio legislativa, certo, del terzo settore ci mette a disposizione, ovviamente per contrastare disuguaglianze, per superare ogni forma di discriminazione, per superare direi ogni forma di pregiudizio, e ancora una volta ecco la pratica sportiva, lo sport per tutti, lo sport sociale al centro. E poi, come ricordavate pochi minuti fa, siamo a un anno da quell'ingresso straordinario del riconoscimento, ce l'è voluto appunto, sudatissima, esatto, quanti anni abbiamo veramente battagliato per bisognerebbe inserirlo in Costituzione, esatto. Io mi ricordo anni. Il valore proprio dello sport di matrice europea, certo, quello che ci dice da tempo, da molti anni, la Carta di Lisbona, i trattati europei, finalmente è arrivato in Costituzione il riconoscimento appunto del valore sociale, del benessere fisico, dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ora c'è da dare gambe a quell'enunciato. Assolutamente. C'è da dare gambe a quell'enunciato, perché arrivi ad essere un vero e proprio diritto tutelato dalla Costituzione, e poi c'è un lavoro da portare avanti, e non ci stancheremo mai affinché veramente lo sport sociale diventi una vera e propria politica pubblica. Tiziano, un solo minuto, perché prima abbiamo avuto Crazy for Football, nazionale italiana che si è aggiudicata la Dream Euro Cup 2024, battuta in finale 3-2 in Ungheria al Palazzetto dello Sport a Roma, ma c'è anche la settimana con il anche voi avete i vostri matti, i matti per il calcio, la rassegna nazionale dei centri di salute mentale, proprio in un minuto, siete anche lì in campo.
Assolutamente, io appunto sarò martedì a Caivano, ma oggi sono a Napoli per un importante convegno sui temi della salute, ancora una volta un link con le fondazioni bancarie perché avremo il presidente di Fondazione con il Sud, Stefano Consiglio, ma arrivo da Riccione dove è in pieno svolgimento la 16ª edizione di Matti per il Calcio. Partiti nel 2008 con questa rassegna nazionale che quest'anno appunto si svolge allo stadio di Riccione, ma partimmo nei primissimi anni 90 con tantissime esperienze in giro per l'Italia, Roma, Genova, Torino, Milano, Emilia Romagna, con al centro utenti, operatori, pazienti, quindi ma medici, infermieri, volontari del sistema dei servizi di salute mentale, delle aziende sanitarie locali. Ancora una volta lo sport per tutti ha dimostrato come sia uno strumento importante di socialità, di incontro, di terapia. E allora ancora una volta l'impegno dell'UISP c'è tutto, e sul campo, appunto sull'erba dello stadio di Riccione in questi giorni si stanno svolgendo più di 30 partite, ma una grande festa di sport per tutti, perché come ho ricordato appunto in questi giorni, veramente siamo tutti matti per il calcio, siamo tutti matti per lo sport. Beh, abbiamo sentito prima anche il dottor Santorullo, insomma, quindi siamo stati, come si dice, edotti molto bene su questo tema, sul quale però torneremo magari con più tranquillità. Tiziano Pesce, che presidente, Ugo, ovviamente ricordiamo, siamo nel 2024 e quindi questa edizione particolare non poteva che essere dedicata a Franco Basaglia, che certo, è appunto in occasione del centenario della sua nascita. Assolutamente, hai fatto bene a ricordarlo, Tiziano, presidente della UISP. Allora, buon convegno, a presto ancora e grazie per essere stato anche questa mattina con noi. Grazie a te, Ugo, un saluto a tutti i radioascoltatori e complimenti sempre per le tue trasmissioni. Grazie a voi.